Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi racconto la storia della recensione impossibile di questa GoPro Hero 6. Giovedì scorso è stata presentata in diretta da Nick Woodman e noi dovevamo averla mercoledì per poterci dare un'occhiata e per poter poi fare subito un unboxing e di conseguenza una recensione. Grazie ai ragazzi di GoCamera che si erano organizzati veramente bene per poterla rilasciare a tutti gli youtuber, instagrammer, vlogger di più importanza in Italia. Pacco spedito, sciopero di UPS e di SDA. Porca miseria! Niente, non sono riuscito ad averla né mercoledì né giovedì. Sono andato a cercare di recuperarla venerdì direttamente al centro UPS. Arrivato al centro UPS mi sono sentito dire che era in consegna in quell'esatto momento, un'ora da casa e nella direzione opposta a cui dovevo andare, perché stavo andando a Milano per fare il bootcamp GoPro di GoCamera Academy. Ormai l'unboxing me l'ero perso, la recensione non riuscivo proprio a farla perché ero troppo impegnato con il discorso bootcamp, quindi non mi è rimasto null'altro che guardarmi tutte le recensioni che ho visto online, utilizzarla per il video che abbiamo fatto per il bootcamp, che poi troverete qui, e per le informazioni del bootcamp invece magari le inserirò dentro l'info box, e studiare, 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 studiare per arrivare fino a oggi e dirvi tutte le peculiarità che secondo me fanno di questa GoPro la GoPro migliore di sempre, come ha detto effettivamente Nick Woodman. Sapete che sono abbastanza imparziale, non dico che una cosa è bella se non mi piace, ne avrete già viste di sicuro di altre recensioni, ma vi dico i miei personali pareri e poi andremo a vedere insieme sul campo come lavorano. Innanzitutto abbiamo un processore più veloce, il primo processore fatto da GoPro e non da Ambarella, più frame per secondo, si arriva fino a 240 frame a 1080p, si arriva a 120 frame a 2K7, si arriva a 60 frame in 4K. Ovviamente in PAL la telecamera lavorerà fino a 200 frame al secondo, perché il nostro menu sarà questo qui. Quindi otterremo fino a 200 fotogrammi al secondo. Hanno aggiornato il sistema di trasferimento dei dati, quindi c'è la possibilità di lavorare anche a 5 GHz, una velocità molto maggiore per poter trasferire file, video o fotografie dal cellulare direttamente alla vostra GoPro. Staranno puntando un po' su Quick? Mi sa proprio di sì. Migliorato il Wide Dynamic Range. Se la comprate e non trovate il Wide Dynamic Range è semplicemente perché deve essere aggiornata all'ultimo firmware disponibile, veramente di una qualità migliorata in confronto alla Hero 5. Hanno migliorato anche le immagini al buio, hanno decisamente migliorato la sensibilità del touchscreen capacitivo, che assomiglia, come hanno detto anche altri miei colleghi, sempre di più allo schermo di un cellulare effettivamente. Ma udite udite, la parte più interessante di questa GoPro Hero 6 Black Edition, dal mio personalissimo punto di vista, è la stabilizzazione elettronica della telecamera. Hanno fatto dei passi da gigante, non c'è nulla a che vedere con le stabilizzazioni elettroniche della Hero 5 e delle altre telecamere che ho provato fino adesso. A livello estetico non vi ho detto nulla, ma insomma mi sembra abbastanza evidente, sono identiche le telecamere, hanno la stessa forma, quindi hanno la stessa batteria, hanno tutto veramente identico, comodissimo, perché così non dovrete andare a sbattervi per andare a comprare nuovi accessori, visto che costano sempre un occhio della testa. Non mi resta che fare qualche piccolo test con voi. Quindi rimanete incollati allo schermo, mettetevi in full screen con la maggior risoluzione possibile, perché diamo un'occhiata a tutte le peculiarità della nostra GoPro Hero 6. Allora, qui abbiamo entrambe le telecamere senza stabilizzazione, quindi Hero 6 e Hero 5 senza stabilizzazione, cercando di camminare il più stabilmente possibile, correndo. Stabilizzazione attiva camminando. E qui correndo.
Hero 5 senza stabilizzazione attivata. Hero 6 senza stabilizzazione attivata. Hero 5 con stabilizzazione attivata. Hero 6 con stabilizzazione attivata. Ora andiamo a vedere la capacità tattile. Ora andiamo a vedere la capacità tattile del menu. Risponde molto meglio del menu della telecamera precedente. Facciamo anche qualche prova per quanto riguarda la parte del suono. È difficilissimo riconoscere perché sono identiche, c'è solo questa scrittina qui di lato che le riconosce, quindi se avete il frame dentro dovete entrare nei menu per capire qual è la 5 e qual è la 6. Allora, la Hero 6 è questa qui, la Hero 5 è questa qui. Check audio. GoPro Hero 6, 1-2-1-2, check, 1-2, check, check, 1-2. GoPro Hero 5, check, 1-2-1-2, check, check, 1-2, check. 1-2-3 prova, 1-2-3 prova. Test audio GoPro Hero 5 versus GoPro Hero 6. 1-2-3 prova, 1-2-3 prova. Ringrazio ancora nuovamente i ragazzi di GoCamera per avermi dato la possibilità, come al solito, di poter recensire i loro prodotti. Non mi resta che salutarvi tutti quanti. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale, cliccate mi piace su questo video. Un saluto a tutti quanti, alla prossima. GoPro, spegniti!